Il Pineto batte la San Maurese, blinda i playoff e fa record di punti in classifica, toccando quota 62 come mai nella sua storia. Tenere fede ai pronostici pre-gara però non è stato così semplice contro una San Maurese ben messa in campo da Mastro Nicola in una gara caratterizzata da diversi episodi. 4-2-3-1 per Amaulo, che costretto a rinunciare a Stefano Amadio schiera a centrocampo la coppia Camplone-Marianeschi con Tomassini, Esposito e Di Rocco alle spalle di Cruz, riferimento avanzato. 4-4-2 per i romagnoli con Rosini e Scarponi a dettare i tempi, Loati e Lorenzo Lombardi sugli esterni e la coppia d'attacco Diop-Zuppardo. Il primo lampo al 19° è proprio degli ospiti, che approcciano meglio la gara e sfiorano il vantaggio con Capitan Scarponi che di testa centra la traversa. La prima mezz'ora di gioco non regala tuttavia grandi emozioni, serve un episodio che arriva puntuale al 33°. Rosini viene a contatto in area con Tomassini e il direttore di gara Papale decreta la massima punizione. Dal dischetto Pepe si conferma rigorista e Di Potenza sblocca il risultato piazzando la sfera sotto l'incrocio. Il Pineto potrebbe subito raddoppiare quando Cruz raccoglie la sponda di Tomassini, controllo e gran destro del brasiliano che si stampa contro la traversa strappando applausi. Fortunato Cruz e anche il Pineto, che sul contropiede successivo incassa la rete dell'1-1 romagnolo con Loati che raccoglie la corta respinta della difesa finalizzando un'azione rocambolesca e festeggiando come meglio non potrebbe i suoi 20 anni. Nella ripresa il Pineto torna in campo con maggior vigore e crea subito scompiglio al 9°. Tomassini apre sulla destra per Esposito che però, defilato, spara alle stelle. Continua a premere la squadra di Amaulo. Al 13° Marianeschi in area trova la testa di Cruz con la sfera che termina fuori di un niente. Al 19° rischia grosso di Hop che entra duro su Massa, solo giallo per lui tra le proteste biancazzurre. Proprio di Hop al 27° se ne va in contropiede con la San Maurese in superiorità numerica, provvidenziale nell'occasione il recupero di Pietrantonio. Altro episodio da Moviola al 28°. Con la partita che si innervosisce, Rosini ferma così Ciarcelluti che stava per ripartire il direttore di gara, fra proseguire tra le proteste furiose del Pineto con Marianeschi che viene ammonito nell'occasione. E proprio da un angolo di Marianeschi al 34° scaturisce il colpo di testa che vale il pari. A staccare più in alto di tutti è ancora il capitano Alfonso Pepe. Aisa si allunga e respinge, ma la sfera ha già varcato la linea. E al 40° il Pineto potrebbe siglare anche la terza rete con una gran bordata di Massa che dà l'illusione del gol. La sfera è fuori di un soffio. Ma non è ancora finita, bisogna soffrire fino alla fine. Al 47° in pieno recupero, un episodio che costa caro al Pineto. Colluttazione tra Diop e Pepe, entrambi vanno a contatto. Il direttore di gara ferma il gioco ed estrae il rosso diretto all'indirizzo del capitano biancazzurro tra i fischi del Mariani Pavone. Ultimo sussulto al 50° con Rosini che tenta la conclusione dal limite fuori bersaglio. Quando mancano soltanto 90 minuti al termine del campionato regolamentare, il Pineto riesce così a far sua l'ultima casalinga e a portarsi ad un solo punto dalla Recanatese terza, in attesa di far visita domenica prossima all'Avezzano. Mister Amaulo, il Pineto con questa vittoria blinda i playoff, stando così le cose vi toccherebbe la Recanatese, la tua ex squadra, forse l'ostacolo peggiore? Ma prima di tutto l'obiettivo era quello di entrare nei playoff, l'abbiamo fatto con una giornata d'anticipo, quindi questo ha dato merito ai ragazzi, alla società e a tutti quanti, perché secondo me è un risultato importante per la secondo anno consecutivo. Siamo e dentro i playoff è sempre tutto facile, essendo dalle altre squadre, questa, se facciamo, vinciamo, facciamo, è un miracolo, se facciamo i playoff andiamo a piedi a un santuario, se, e via dicendo, se ci salviamo anche, è un altro miracolo. Per noi qua sembra una normalità, però non è così, quindi bisogna dare merito ai ragazzi che hanno raggiunto per l'ennesima volta un risultato importante con sacrificio e lottando con impegno, perché non c'è niente di scontato e niente di facile. Come avete visto oggi, la San Maurese non ci ha regalato niente, ha giocato la sua partita
fino alla fine come deve essere nel calcio. E abbiamo sofferto una prima frazione e volevamo a tutti i costi questa vittoria che ci potesse dare l'ingresso nei playoff una giornata d'anticipo. Siamo soddisfatti di questo e quindi e adesso se l'avversario sarà Recanatese o un'altra squadra non mi interessa, in questo momento ci interessa finire nel modo migliore e preparare la prossima partita che è quella di Avezzano, perché abbiamo anche la Recanatese che è vicina e possiamo anche lottare per la terza posizione. Dobbiamo fare per cercare questo risultato ancora la nostra portata che possiamo centrare e quindi dobbiamo lavorare per questo. Poi tra l'altro la posizione è importante, molto importante. È chiaro che nei playoff la posizione di classifica è importante, però anche l'anno scorso da posizione svantaggiata e abbiamo centrato la finale. L'obiettivo è quando si arriva alla fine il fattore campo incide non più di tanto, soltanto nel caso di parità sicuramente passa la squadra con risultato di pareggio, quindi soltanto questo è il vantaggio, perché poi dopo, come ho detto prima, giocare in casa fuori cambia poco niente, diciamo. Noi siamo venuti a giocarci la partita tranquillamente, serenamente, nel senso che noi abbiamo ottenuto la salvezza domenica scorsa, però ciò non toglie che i ragazzi ovviamente hanno voglia di giocare, anche hanno voglia di dimostrare magari anche sia all'allenatore, che in questo momento sono io, sia alla società stessa, che vogliono quantomeno o continuare l'anno prossimo con la San Maurese o quantomeno ritagliarsi uno spazio in un'altra parte. Quindi siamo venuti qui tranquilli e spensierati, abbiamo fatto la nostra partita, abbiamo messo in difficoltà secondo me per lunghi tratti della partita una grossa squadra. Poi gli episodi hanno fatto sì che vincesse il Pineto, però noi ne usciamo sicuramente a testa alta. Mister, questa per te era la prima esperienza su una panchina in Serie D, se dovessi fare un bilancio di questa stagione? Ma per quanto riguarda la San Mauresi il bilancio è sicuramente positivo, perché abbiamo raggiunto per il quarto anno consecutivo la salvezza in Serie D. Per quanto riguarda Mastro Nicola? Per quanto riguarda Mastro Nicola io sono contento di aver raggiunto la salvezza. Avrei voluto qualcosa di più, non ovviamente entrare nella griglia playoff, perché per noi San Maurese era complicato, il gap dalle prime è grande, anche se nella partita singola forse a volte non si è visto, ma nell'arco dell'annata si vede il gap che abbiamo con le altre. Però ecco,